Cooperativa Produttori Agricoli Gran Frutta Zani. Sede e lavorazione in via Monte Sant'Andrea 4 a Granarolo Faentino. Stabilimento solo lavorazione, via sinistra canale superiore 20 a Bagnacavallo. Telefono 0546 69 52 11. www.granfruttazani.it. Raffaele Alberoni, presidente del comitato podistico, presente quest'oggi anche con Teodora Ranna, oltre che comitato, insomma, poi il tutto viaggia sempre assieme con tutte le altre società che sono qui presenti. È quello che stiamo lavorando. Allora, intanto, giustamente e fortunatamente, il sole aiuta la città di San Martino, aiuta gli amici di Cotignola, perché qui l'organizzazione del podistico Cotignola, che tanto per cambiare, come al solito, fanno le gare in maniera egregia, e questo aiuta il nostro podismo, aiuta il podismo fatto di appassionati, di persone che si divertono a fare anche della sana competizione. Adesso eravamo qui che stavamo guardando calendari, regolamenti eccetera eccetera, ma è tutto propedeutico per far sì che chi ha veramente voglia di correre e le associazioni che fanno di tutto per farci correre, quindi lo scopo finale è farci divertire, alla fine siano soddisfatti. E ti do l'annuncio in esclusiva di ieri sera, 22 marzo 2020, campionato nazionale cross organizzato dalla UISP Ravenna Lugo, e ci prendiamo tutto il merito noi. Lo faremo a Castel San Pietro, quasi sicuramente, l'organizzazione è la nostra, ci abbiamo spinto tanto e, come dico, la WISP dei podisti ha ottenuto questo per i suoi atleti. Perché esistono più WISP, Alberoni? La WISP... La domanda ci stava, la WISP dei podisti. La WISP, per fortuna, mi sembra almeno 34 discipline sportive, forse anche di più, adesso il numero esatto non me lo ricordo. Ed è giusto che si dia la stessa enfasi a tutti gli avvenimenti podistici e anche delle altre discipline sportive, di tutti. Lo scopo deve essere quello, far divertire le persone, guardare l'organizzazione delle persone. WISP è lo sport davvero per tutti. Sport per tutti, assolutamente. È la frase che sport per tutti vuol dire che c'è il competitivo, c'è l'amatoriale, c'è le persone che sono venute qui per farsi quattro chiacchiere fra amici, questo è il nostro sport. E aver avuto questi risultati, secondo me, è la ricompensa di 4-5 anni di lavoro a senso unico verso i podisti. Mi piace vedere tanta gente, io potrei dire lo sapevo, ci speravo, perché c'è una crescita del podismo autentico. Tutti pensano il contrario, non è così. Cioè, possiamo dire un ritorno al podismo autentico, questo è il podismo autentico. Qui adesso, poi ci vedranno più tardi, ma noi non sappiamo ancora chi vincerà, stiamo qua davanti alla partenza, posso dirlo. E allora ho visto passare la Laura Rizzi, la Boccalini, la Nananu, non manca niente. C'è un ritorno di questo tipo di cose. Il podismo è sempre stato sociale, prima che esistessero i social, e c'è di nuovo, secondo me, questo bisogno di guardarsi in faccia. È molto banale quello che sto dicendo, però è vero. Allora, diciamo complimenti a quelli che sono dei privati che stanno così sponsorizzando proprio una gara e ci credono da 11 anni a questa parte, per ricordare anche un caro, Luciano Zani, è stato veramente un grande personaggio della zona, e poi c'è anche Gianni Donati, che viene ricordato, che era un suo carissimo amico, e i due figli, e i figli sono amici, e Chicco è un collaboratore di Zani. Insomma, è bello vedere che anche le famiglie vengono unite anche in questo. Infatti io dicevo prima a Chicco che suo papà io l'ho incontrato con le scarpette, faccio il tempo a ricordarlo, per cui anche da questo punto di vista è un bel ritorno, sono molto contento.
andata quest'oggi? Benissimo, non sono tanto in forma, ma oggi per come sto ho fatto una bellissima gara tattica e era l'unico modo per vincerla. Ti è piaciuto il percorso? Anche perché l'hai detta giusta, c'erano tante pretendenti al titolo di reginetta della memoria Luciano Zani. Sì, il percorso ormai lo conosco a memoria, ho fatto in un senso o nell'altro, ormai l'ho fatto tante volte e torno sempre volentieri, quindi molto scorrevole e molto bello. Organizzazione? Perfetta. Grazie a Laura Ricci, andiamo invece dal numero uno degli uomini che si chiama? Vincenzo Matteo. Di dove sei? Acqua della Bologna. Ecco, è una delle prime volte che ti vedo qua in zona, eri già venuto qua? Questa è proprio la prima volta, il debutto, non sono mai stato, dovevo andare a una campestra a Bologna, però ho detto cambiamo un po' e ho sentito che era veloce e è andata veramente molto bene. Mi è piaciuto. È stato veloce? Eh sì, comunque 31 minuti spaccati, nonostante il percorso che comunque era anche misto sterrato, quindi c'erano anche comunque dei pezzi non facili, però davvero molto contento. È troppo intento a scollare gli occhi dalla sua macchina fotografica, ma ve lo voglio presentare, questo è il grande Ennio Gatta, che è una delle persone più famose, credo, del mondo del podismo, che fa veramente foto a tutti. Ennio, tu, Carlo, sareste da mettere su un podio al numero uno, tutti e due, perché noi diamo forse un po' di voce, voi date l'immagine, le tante immagini che voi ci regalate dei podisti, perché sono gli scatti quelli più naturali, quelli più semplici, che fanno vedere quello che è il vero podismo. Mi state lusingando perché non so se sia proprio così, per me è un passatempo, è un piacere stare in mezzo alla gente, vedere, incontrare, ma non ditemi che le mie foto sono insuperabili perché non è vero. Foto, se tu sei insuperabile, non le foto, perché tu ci sei ovunque e questo è un bel servizio che si rende a tutta la comunità del podismo. Grazie, ma non so se me lo merito. Posso estendere, grazie a te, anche un saluto a Carlo e a Romagna Podismo che quello ci ospita, sì, anche lui va ringraziato quello... e so che ci segue da casa e che vede il podismo da casa. Allora, grande Carlo, tu sei numero uno, altro numero uno. grazie anche a nome di Carlo. Ecco, io vi ringrazio voi e ovviamente romagnapodismo.it sempre. Certo, grazie di nuovo. Ennio Gatta. Ciao Antonio, mi hanno detto che oggi hai approcciato alla gara in memoria, insomma, del nonno, insomma, diciamo. Sì, è stata un'esperienza particolare. 10 chilometri così, d'amblè. Sì, di solito sono abituato a giocare a calcio a distanze un po' più brevi, però... Com'è stata la corsa? È stata bella, interessante. C'è stata molta gente molto più preparata di me, però è stata molto bella. E l'ho fatta soprattutto in ricordo del mio povero nonno, non l'avevo ancora fatta e ci tenevo a farla. Quindi so che ci teneva anche Elisa, che purtroppo è dovuta rimanere a casa per un impegno familiare improvviso, quindi vogliamo salutare anche lei, che anche lei, sai, si è data così per gioco al mondo del podismo, quindi mi sa che ti devo tenere d'occhio. Infatti mi sa che la prossima volta magari la facciamo insieme, facciamo una sfida in famiglia. Una sfida in famiglia addirittura. Beh, allora, il successo c'è, perché come manifestazione piace moltissimo, ma insomma, a te cos'è piaciuto di questa giornata? È piaciuto soprattutto, è stato bello vedere così tanta gente che compete per una gara che comunque non è tanto famoso, almeno credo. Da questa... Peccate di umiltà voi, oramai sta prendendo molto piede questo 10.000. Siamo molto allora soddisfatti di questa cosa. So che domani c'è anche una gara di 21 km a Ravenna che magari ha portato via un po' di persone ad oggi, però la presenza è spettacolare. Piace molto come memorial, piace ricordare un grande personaggio che è stato Luciano Zani, ma anche l'amico Gianni Donati, ma piace anche correre, e correre per qualcuno, lo dico sempre, insomma, è un bel modo di ricordarlo, secondo me. Un bellissimo modo, la partecipazione è stata straordinaria, mi dicono più di 1400 ragazzi, fra ragazzi e ragazze, quindi bellissimo, veramente bello. Grazie veramente di tutto quello che si sta facendo per questo paese anche. Grazie anche a voi, perché insomma il vostro premio di partecipazione per i non competitivi è d'eccezione, e quindi insomma portarsi a casa una bella cassetta di frutta di Zani la dice lunga su quello che è anche la ricchezza di bei prodotti che ha il nostro territorio. È un'azienda che praticamente omaggia questo premio di partecipazione. Omaggia con i prodotti che sono tipici della Romagna, in più abbiamo i prodotti dell'Eurocompany di frutta secca che integrano le due la cosa. Ho visto che sul mercato siete usciti anche con dei nuovi prodotti dedicati agli atleti. Sì, stiamo facendo prodotti salutari, prodotti per la salute.
eliminando quasi totalmente lo zucchero e eliminando quasi totalmente il sale. Stiamo guardando molto quello che è la salute. Sempre avanti, questo la fa grande, queste grandi aziende che oggi però vogliono ricordare due persone, quindi vorrei chiudere mandando un saluto a Luciano Zani, che era un caro amico e credo per voi qualche cosa di più di un amico, un padre ed un fratello. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti, grazie a tutti voi. Grazie a mio padre e anche un ringraziamento al babbo di Chicco che è Gianni Donati. Intanto grazie a tutti per la partecipazione, perché quest'anno per la prima volta ho corso anch'io, ho visto che c'era tanta bella gente, proprio bello vedere, diciamo, rivedere mio babbo e Luciano negli altri, è sempre, quindi molto emozionante. Ho visto che anche Antonio quest'anno ha iniziato a correre, ha detto ma mi sa che ci riprovo perché mi sono trovato bene. Sì, Antonio è un gran bravo ragazzo e quindi oltre a quello è anche un bel atleta, per cui calciatore corre... mi ha detto. Sì, è un calciatore, ma ha un bel passo e una bella gamba, quindi se inizierà a correre andrà molto più forte di quest'anno. Qui è proprio, diciamo, casa nostra, dove è nato tutto dal 72, quindi è proprio anche per chi come me c'è nato e ha visto tutto sin da piccolo, rivedere queste due aziende che continuano a dare tanto lavoro, tanta passione, tanta anima a tanta gente, diciamo che sintetizzarli in oggi è proprio bellissimo per me. Secondo me ci sono anche tanti dei vostri dipendenti. Sì, 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 sono tutte le ragazze, tutta la parte giovane che sta crescendo, che mi fa un gran piacere vederle sempre. Ecco, ringraziamenti da fare? A chi da lassù ci segue sempre e ci vuole un gran bene e noi il loro spirito lo portiamo qua, lo teniamo sempre con noi, lo portiamo qua. Il ringraziamento va a Sandro, a Italo, a Mario, a tutte le famiglie Zani che fanno in modo che tutto questo possa continuare, crescere ed avvenire, e a tutti i volontari di Stare Insieme che con i quali lavoro tutte le sere, tutti i giorni qua nello stand per stare proprio insieme e dare anima a questo paese. Direi che siamo arrivati alla 11ª edizione e tutti gli anni, sia come persone, come atleti, è in crescita. Sì, dopo la nostra maratonina di Cotignol, siamo qui a Granarolo 15 giorni dopo praticamente, che la Grufrutta Zani, la famiglia Zani e Donati, Chicco, ci danno loro una mano a livello di premi e quant'altro, noi ci tocca il livello organizzativo. Con Giovanni non ho bisogno di dire parole, perché basta che ci guardiamo, che ci siamo intesi. Ecco, riusciamo a fare un bel 10.000, io ho visto oggi un sacco di complimenti da gente che viene praticamente anche da fuori, dall'Emilia, e sono stracontenti di come lì trattiamo, li premiamo, li accogliamo, esatto, li accogliamo. Con la Proloco c'è questa bella reciproca collaborazione, loro vengono alle nostre iniziative, noi siamo in piazza quando ci sono e poi ci hai visto per le feste, quindi è così che noi intendiamo l'organizzazione in un paese a livello di volontariato. E poi capisco anche che delle volte non tutto è semplice da fare quadrare, però noi a Cotignol anche ultime parole del sindaco dice che il volontariato è a ottimi livelli. Senti, chiudiamo dando qualche numero, perché adesso arriviamo al sodo. Sì, arriviamo al sodo. 1.435 presenze, di cui 307 competitivi. Diciamo che i competitivi, una gara del pomeriggio, sabato pomeriggio, il giorno dopo c'è la maratona, c'è la 21 e ci sono la corsa di Becchia e Sant'Arcangelo, io direi che meglio di così non poteva andare. Fammi fare un paio di saluti a Giovanni in primis, perché è il deus machina di queste iniziative qui. Però noi dobbiamo ringraziare tutti i nostri soci, tutti chi ci ha dato una mano durante la giornata, chi come l'Antonietta fa delle foto bellissime, che anche Cotignola è stata, diciamo, ben accette. Quest'anno ringrazio Daniele Menarini. Come si dice, sono delle volte le piccole cose che fanno una bella gara. Noi lo ringraziamo perché molto probabilmente in altre occasioni alla nostra gara non sarebbe venuto. Noi lo ringraziamo perché è venuto, ringraziamo voi della televisione che come tutte le volte ci riprendi.
ringraziamo i nostri, ringraziare con i nostri volontari che ci hanno dato una mano, una grossa mano a far sì che la gara vada come avete visto in crescita negli anni. E io dico grande generosità e grande veramente umiltà che contraddistingue Daniele Menarini e i miei amici dei podisti di Cotignola. Grazie podisti, ci rivediamo presto. E come dice Danny, cos'è? Vieni, vieni. Cos'è che dice Danny? Lo diciamo assieme? Allenatevi. Allenatevi.